L'oscillazione dei contrari nelle case del cielo. È un titolo un po' misterioso per un posto magico come Paphos e l'isola di Cipro, ma come lo è anche la Sicilia, la Calabria, la Grecia, che hanno questo filo rosso che congiunge il bacino mediterraneo. Questo viaggio affascinante inizia dopo il confronto con Jean Blanchard e Vassilis Vassiliadis dal desiderio di raccontare il mondo femminile, cosa che faccio da sempre, da quando ho iniziato a fare scultura. Nel Tempio di Paphos, come nel Tempio di Erice, di Locri, di Corinto e di Cartagine, che oggi si chiama Tunisi, c'erano dei tempi strani e straordinari dove si praticava il culto di Afrodite. Le modalità ci sorprenderebbero per la cultura e la civiltà che riteniamo di avere, ma per allora aveva un significato forte e profondo legata con la sacralità. La parola sacro, in greco come in ebraico, le lingue antichissime che sono il capostipite della cultura contemporanea, significa appartato o dedicato a. È difficile capire per una donna del contemporaneo cosa ci fosse di sacro in questi tempi. È stato un viaggio e confronti con archeologi, psicologi, antropologi hanno aperto in me delle strade su cui lavorare e da questo nasce questa installazione che è composta da due grandi sculture chiamate Hierodulai che rappresentano un'epifania, cioè una manifestazione del divino nel corpo femminile. Un divino forte e sconvolgente, perché per i greci la divinità e l'animalità erano coincidenti, quindi dove si manifestava una nella sua totalità, nella sua violenza, si manifestava anche l'altra. Cosa succedeva a Paphos? Come probabilmente succedeva anche a Erice o nella mia terra, in Calabria, nella Locride o a Corinto o a Tunisi. Le donne di tutto il posto, di tutti i luoghi, di quei luoghi, una volta l'anno votavano la propria fisicità, il proprio corpo ad Afrodite ed era obbligatorio per le fanciulle come per le donne adulte. Nel cortile di Paphos le donne con una corda in grembo rendevano disponibile il loro fisico per quello che era considerato un atto di prostituzione sacra. Per me è stato sconvolgente capirlo, entrare nelle modalità e nella psiche di quello che ritengo eterno nel femminile e raccontarlo a modo mio. L'installazione è composta da queste case che ho chiamato case del cielo perché erano chiamate così i templi di Afrodite e l'iscrizione in greco antico è come se fosse una supplica e una preghiera perché l'incontro della carne e dello spirito fossero coincidenti. E allora come oggi la sessualità e l'oggettivazione, la soggettivazione del corpo femminile è un tema molto attuale. E quanto il nostro desiderio, il nostro amore fisico e spirituale possa passare attraverso il corpo dell'altro e quanto questo possa essere ritenuto sacro ha una valenza eterna e contemporanea.